una donna, ma una Nutella. E non mi importa se Ciccio bella, mamma comprane per favore, è meglio che far l'amore. Cos'è? E questa crema irresistibile, no, no, con dentro le nocciole, Nutella è. Ciao a tutti e bentornati sul canale Non a Caso. Qua sono con Agostino Poggio e Manato Daniele. Benvenuti. Ciao a tutti. Allora, voi siete, diciamo, un duo, no? Come vi siete conosciuti? E come è iniziata la vostra collaborazione? Ci siamo conosciuti per caso i primi di luglio del 2009 a un matrimonio. Dovevamo degli amici in comune e i miei amici qua ad Alba hanno detto a Daniele che io sono un cantautore d'estrazione, collaboro dal 99 con varie etichette discografiche, e lui era interessato, aveva questo testo, Daniele scrive, aveva questo testo che parlava della Nutella, e io, diciamo che è nata questa collaborazione, ho composto la melodia, il pezzo è stato arrangiato e adesso l'abbiamo fatto qua da Luca Franchin, che salutiamo. Ciao Luca. Abbiamo fatto il video, abbiamo girato il videoclip e poi lo presenteremo sicuramente a varie situazioni dopo l'estate. Ecco. Sì, e niente, nel frattempo, prima di fare il pezzo della Nutella, abbiamo anche fatto altre cose assieme, tipo il concorso Gazebo Voice, dove tu sei il patron. Sì, Gazebo Voice, diciamo un piccolo inciso, è un concorso canoro, quest'anno è giunto alla quinta edizione, si svolge a Canelli, infatti il nome viene preso appunto dalla storica discoteca Gazebo di Canelli. È un concorso che vede il vincitore, vince di solito un inedito più la partecipazione ad Area Sanremo, che è l'unico concorso italiano che porta i primi due i classificati al Festival di Sanremo, a Sanremo Giovani. Ecco, questo è quanto. E poi oltre a quella collaborazione lì abbiamo anche partecipato alle Voci del Moscato, che era sempre in quel di Canelli nel 2017. Giusto, sempre col Gazebo, certo. Ok, e invece prima di questa collaborazione, voi cosa siete? Quali sono le vostre passioni? Allora, niente, io faccio il commesso in un supermercato e adoro fare sport, vado in bicicletta, vado a correre, ma mi piace anche il mondo dello spettacolo. Ho cominciato a cantare ai karaoke. Sì. Mi piace anche imitare personaggi. Okay. Niente, sto facendo ragazzi, una cosa pazzesca, un po' di brillo. Buonasera a tutti, carissimi, sono Luca, giurato. Mi piace un po' fare questo tipo di imitazioni qua. E niente, poi ho continuato a cantare, perché l'imitazione lascia un po' il tempo che trova. Ok. Niente, quindi ho continuato a studiare canto e a scrivere. Okay. E quando appunto ho cominciato a scrivere, ho conosciuto lui e da lì è partito poi tutto. Questo. Un'altra cosa che ho anche fatto, che mi sono anche divertito e dove veramente, secondo me, mi sono tremate le gambe a salire sul palco, perché in quella piazza lì, che era Piazza Italia a Canale, c'erano 1200 persone, che ho partecipato al Cantaborgo, che praticamente era un concorso presentato da Sonia De Castelli, e niente, è stata una bella esperienza. Su 24 artisti mi ero classificato a metà classifica, ottavo, nono. Okay. E per me è stata una cosa molto importante, perché comunque salire su un palco
e con 1200 persone bisogna avere anche un po' di fegato, sì. Pelo, come si dice. E allora, poi un'altra cosa che ho fatto, che sono riuscito a mettere le mie due passioni, ciclismo e musica, grazie alla collaborazione con Luca Franchin, è di scrivere un pezzo che si intitola La Langarola, che praticamente è un marchio registrato, perché ogni anno a Grinzane Cavour, purtroppo quest'anno per il coronavirus è stato annullato tutto, è una manifestazione ciclistica, una ciclo storica, quindi con abbigliamento d'epoca, ai tempi di Coppi, Bartali, biciclette d'epoca. E questa Langarola è la sigla, diciamo che sarebbe la sigla, che praticamente ogni anno, come sigla, come sarebbe, non so come dire, sì, è la sigla, non mi viene un altro termine, sì, di questa manifestazione qua, cantata e scritta da me. Ah, ok. E ho visto che lì hai un CD, vero? Sì, questo qua è il mio primo CD. Se posso inquadrare con il cameraman, se vuole zoomare, così faccio anche un po' di pubblicità. fai. E niente, è stato un lavoro che ho fatto un'estate, relativa a un lavoro del 2011, quindi non è neanche recente, e sono 10 pezzi di artisti famosi, dove io interpreto, sono cover. E niente, dal titolo quello che volevo dire, e sono 10 canzoni che ho voluto reinterpretare a modo mio. Questo qua è un po' il mio biglietto da visita. Ok, sì. Bon, questo è quanto. E invece tu, Agostino? Io, ahimè, dato che sono abbastanza più datato rispetto a Daniele, no, a parte gli scherzi, ho firmato un contratto discografico nel 99, sono un cantautore, e poi grazie al cielo non è stato solo un ripiego, un riciclo, ho un modo per, come tutti, in tutti i lavori bisogna arrivare a fine mese, ma è stato un bisogno, un'esigenza, che oltre a scrivere canzoni e cantarle io, a me piace scrivere per gli altri, perché secondo me comunque una canzone scritta per un cantante deve essere un vestito che deve essere cucito quasi perfettamente addosso all'interprete. Condivido. Poi la mia passione per fare un lavoro a tutto tondo musicalmente, ho iniziato anche a occuparmi di management. Ho iniziato, adesso promuovo 5 ragazze che io ritengo bravissime, le saluto: Lorenza Truffa, Costanza Mondo di Canelli, Emma Pescio di Vado Ligure, Chiara De Lorenzo di Genova e per finire Chiara Ceriali di Giaveno, vicino a Torino. E con loro abbiamo degli ottimi progetti in ballo, perché Lorenza ha fatto i provini per amici, le altre stanno facendo, compresa Lorenza, dei concorsi importanti a Roma, hanno avuto già delle proposte da case discografiche importanti, perciò diciamo che va tutto bene. Ecco. Sì. E cosa vi aspettate dal futuro? Beh, io un lavoro ce l'ho, ho questo hobby che grazie ad Agostino mi sta facendo, tra virgolette, andare più in alto, fare il salto di qualità. Spero che con questo progetto di Nutella riusciamo a fare il salto di qualità e proporlo a gente che del ramo, che, come si dice, che... Che possa valorizzare questo progetto, sì. Ma io, allora, molto modestamente, ma con molto orgoglio, effettivamente ho quasi 21, il primo settembre sono 21 anni che faccio questo lavoro, perciò è già un ottimo risultato. Campare di musica per un ventennio è un ottimo risultato. Peraltro io ho una moglie, un figlio, perciò ho una famiglia canonica. Se ci sono sempre queste dicerie che comunque questo non è un lavoro, che lavoro fa il cantautore, no, ma che lavoro, un hobby, vabbè, ok. Però chiaramente il mio obiettivo, più che un sogno, è cercare di, che ne so, portare una di queste ragazze a un talent importante, o al Festival di Sanremo,
oppure che scrivere un pezzo per una sempre okay. di queste ragazze che spacchi, uh-huh. è sicuramente uno di questi obiettivi, è riuscire a far sì che Nutella è la nostra canzone diventi il jingle per eccellenza di questo brand, ecco, importante. Quello è un sogno. Sì, io non ho sogni, sono obiettivi. Sono obiettivi. Okay. E invece cosa volete consigliare a chi in qualche modo ha paura di buttarsi in quello che vuole, sia in ambito musicale che in altri ambiti? Bella domanda. Rispondi tu. Che da parte mia, allora, se hai paura, lascia stare. Cioè, proprio, okay. No, io lo dico proprio, sono proprio drastico, perché comunque voglio dire, oltretutto questa qua non siamo in Emilia, non siamo a Bologna o nella patria dei cantautori, oppure non so, a Zocca o a Correggio, Vasco, Liga, c'è un'altra mentalità. Qua c'è una mentalità diversa, perciò chi fa un lavoro artistico, un po' per grettezza, un po' per ristrettezza mentale, un po' per invidia, e la gente di solito non ti sconsiglia e comunque non ti incoraggia. Cioè, come ho fatto io, allora io arrivo da Canelli o da Spigno Monferrato, che sono due centri, uno piccolissimo, l'altro medio, comunque vicini qua ad Alba, uh-huh. provengo da una famiglia di operai e mi hanno sconsigliato tutti. Invece no, perché era quello che volevo fare. Poi certo. poteva anche andarmi male, ma quando ti dicono ma tanto ti va male, ma che ne sai? Voglio dire, se non provi, ti va male a prescindere. Perciò, secondo me, se uno, come dice Omar Pedrini, se uno ha veramente il sacro fuoco dentro, ci deve provare. Però ci deve provare adesso, non è più come 20 anni fa quando sono partito io. Adesso i ragazzi, quelli bravi, sono molto preparati. Perché vanno a scuola di canto, una volta le scuole di canto non esistevano quasi totalmente, vanno a scuola di canto, si impegnano, studiano, perciò ci devi provare, ma devi essere corazzato, nel senso che devi essere preparato, perché se ci provi, ma sei stonato, hai dei pezzi che non funzionano, allora tanto vale, butti solamente tempo, soldi ed energie. Ok, mi raccontavi, no, delle ragazze che segui, che hanno un bel coraggio, no? Grazie che seguono, sono veramente, io ho un bambino di 7 anni, spero che diventi come loro, non tanto perché faccia il cantante, proprio come determinazione, perché comunque per fare un esempio, voglio dire, mercoledì con Emma Pescio e Chiara De Lorenzo siamo andati a Roma per un colloquio con una casa discografica importante, per fare un esempio, ha prodotto il tormentone estivo di Valeria Marini, questa etichetta, si chiama Yoseba. Siamo partiti alle 9 di mattina a Savona, a lunedì notte eravamo di nuovo a Savona. Sono cose che non tutti possono fare. Esatto. Sì, questo sì, è quanto. Okay. Avete altri progetti nel futuro? Beh, da singolo, vabbè, io spero in un futuro, se c'è la possibilità di farlo, di scrivere e comporre con Agostino, magari, non so, un tormentone estivo o... o qualche altro pezzo da proporre in giro. E per quanto riguarda personalmente, ma adesso con il lavoro che faccio, ritagliarmi il tempo per la musica è sempre un po' difficile. Poi io sono anche uno sportivo, quindi mi piace praticare il mio sport. E cercherò sicuramente di ritagliarmi qualcosina da fare, però in cantiere per il momento non c'è niente. Capito. Allora, premetto che Daniele è un ciclista, vedo che sono sportivo, ma è un ottimo ciclista, peraltro. No, io vabbè, ovviamente essendo il mio lavoro ho parecchi, diciamo, progetti open, fra cui uno, lo dico, è un'esclusiva, scrivere 2 o 3 pezzi e arrangiarli con Luca Franchin, perché comunque da presentare alle etichette, operare a Sanremo per i vari talent, e poi chiaramente proseguire in questa attività, perché sta crescendo, è una notizia fresca. Farò il vocal coach per una scuola che si chiama Bottino, una scuola di canto, di canto, ma di tutti gli strumenti che ha da qui Termo, una scuola prestigiosa. Infatti mi hanno incaricato, mi hanno insignito di questo incarico oneroso, ma stimolante, perché sono dei ragazzi giovani e preparati. Perciò va bene, ecco, speriamo di crescere. Ecco. Secondo me l'importante nella vita, sia professionalmente che umanamente, è la crescita. Okay. Ecco, non fermarsi mai, è sempre crescere, questo è quanto.
Allora, visto la tua esperienza e i tuoi anni lavorativi, ormai ventennale, esatto, sì, di tutte le persone che hai conosciuto, hai qualche aneddoto da raccontarci? Abbastanza, ecco. Almeno due, dai. Innanzitutto, questa è una metafora della vita, ma è una cosa ovvia. I grandi professionisti sono sempre persone umili, gentili, disponibili. Uno su tutti, Carlo Conti. Allora, 27 novembre 2005, 50 canzonissime all'Ariston a Sanremo, 3 ore, non ha fatto un errore. Veramente una macchina, non è un uomo, una macchina, veramente, ed è una persona da toscano, toscanaccio, simpatica, gentile. Invece i semi VIP, quelli che sono così, magari hanno avuto un po' di successo, però non hanno svoltato, come si suol dire, se la tirano sempre, perché ovviamente devi sempre dimostrare delle cose che poi non sei. Ecco. Certo, sì. Gli aneddoti, posso dire che a quella manifestazione Orietta Berti fu una signora di nome di fatto, perché è stata l'unica artista che venne a farci gli auguri, dato che eravamo sotto Natale e Capodanno, venne a fare gli auguri ai coristi di buone feste. Okay. Poi ancora ho partecipato a un gioco televisivo col comune di Acquiterme. Siamo arrivati col bus da Acquiterme alla Titanus a Roma, agli studi di Titanus. Ci ha tagliato la strada un personaggio col chopper, con una moto, ed era Luca Laurenti. A momenti l'autista lo mette sotto. Non ci credo. Settembre 2008. Era la trasmissione con Barbara c'era D'Urso, Laurenti, si chiamava Fantasia. Fantasia, bravo. Fantasia, mi ricordo ancora. Stavate per mettere sotto Luca Laurenti. Negli Ho studi. Cantato al Canta Doccia. Vestiti ovviamente, sì, okay. A Lucignolo su Italia 1 con Tony Dallara, indimenticato, peraltro nonostante abbia 82 anni ancora in forma, per l'età che ha, arrivarci quella la sua età, sì no, comunque ne hai viste di cose? Ne ho viste, spero di vederne ancora, no, però è veramente una cosa conseguenziale, che quelli bravi non hanno tante... Sì, tante aree. Nel mio dialetto piemontese si dice puier, non hanno tante palle, scusate il termine, magari un po' così, però perché è proprio un classico delle persone, invece quelli che se la menano, poi alla fine se stringi, poi alla fine sotto, non c'è tutta questa sostanza. Okay. Mahmood, che è stato così vituperato a 2 Sanremi fa, è un ottimo artista. Alessandro Mahmood, perché comunque abbiamo un contratto Universal, perciò non è, come dicevo prima, ormai non si improvvisa più, perché se hai anche la fortuna, per qualche motivo particolare, magari c'è una congiunzione astrale e riesci ad arrivare ad Amici o a Sanremo o ad X Factor, pur non avendo grandi doti, grandi meriti, poi vai a bagno, cioè, proprio non c'è salvezza, non è che dici magari no. Cioè, duri un mese, la classica meteora, al talent successivo arriva un altro. E tu? E penso che per un ragazzo di 20 anni sia una tragedia. Perché voglio dire, come sei assurdo magari al grande pubblico e hai veramente un picco di popolarità non indifferente, ritorni veramente nell'anonimato più totale. E purtroppo in questi anni si sono visti per alcuni. Ci sono stati tanti. Il rovescio della medaglia, i talent. Sì, è vero. Perché ne escono, cioè è brutto dire così, però ne escono veramente tanti. Ovvio. Ne escono veramente tanti, e quindi poi. Poi magari in realtà sono quelli che la maggior parte delle volte sono quelli che non vincono, che vanno avanti. Di solito sì. Di solito è così. Certo. Allora, domanda da Luca Franchin in regia. Quali sono le caratteristiche che deve avere un cantante per poter emergere? Allora, innanzitutto il talento, perché se non hai il talento, se non hai una bella voce, è inutile che non puoi fare il cantante. Poi deve avere molta sopportazione, tenacia, deve veramente essere motivato, deve essere propenso a viaggiare, deve essere molto giovane, infatti ci sono sempre delle discrepanze, perché tanti per ignoranza o per un proprio tornaconto dicono che la musica non ha età, sono tutte belle parole, può anche essere vero, però a 16 anni solitamente hai una disponibilità di tempo che non hai a 30 anni, perché non hai figli, sei giovane,
E poi veramente deve avere tanta tenacia e tanta voglia. Ringrazio Daniele e Agostino per essere stati i nostri ospiti. E ringrazio grazie a te, grazie anche Michele, Luca. Grazie a Luca voi, per la consueta disponibilità. E il video finisce qui, ci vediamo alla prossima intervista. Vi ricordo di mettere like al video, condividere e di iscrivervi al canale. Ciao a tutti! Ciao! Ciao!